In un momento in cui è difficile pensare di fare impresa a causa dell'emergenza Covid ed è difficile anche per i ragazzi immaginarsi imprenditori, arriva un messaggio e un consiglio importante da chi l'impresa e l'imprenditoria l'ha fatta e l'ha fatta bene, il cavaliere Salvatore Ranzillotto. Salvatore, se dovessimo dare un consiglio ai ragazzi che oggi decidessero di fare impresa, lei cosa direbbe? Il consiglio che io potrei dare tranquillamente ai nuovi imprenditori è quella prima di tutto di avere la professionalità della categoria in cui appartiene, prima di tutto. E seconda cosa, partire con una pazienza illimitata, perché non è facile oggi come oggi prendere un'attività con tutte le situazioni attuali che ci sono. Questo è il modo di pensare e la mia esperienza lavorativa da tanti anni. Lei, cavaliere, è cavaliere della Repubblica Italiana. Quando è stato insignito e cosa ha rappresentato per lei questa riconoscenza? Ecco, per me è stato, non so, un orgoglio essere stato premiato dal Presidente della Repubblica del 1982. Dico anche il nome del Presidente. Ho avuto questa onorificenza in merito alla mia situazione lavorativa, perché non è che sono partito tranquillamente, beato. Ho dovuto cominciare da zero, diciamo, a fare la mia gavetta e con la speranza di poter progredire. E così, grazie a Dio, piano piano, con la buona volontà, con il lavoro, sono riuscito non a fare grandi cose, ma a vivere più tranquillo. Quindi ai giovani imprenditori salentini lei cosa dice? Non arrendetevi? No, mai arrendersi. È un periodo critico, però bisogna cercare di prendere la vita come viene e avere la volontà di lavorare.